Kate Middleton scrive alle Irish Guards, delle quali è colonnello. Avrebbe dovuto passarle in rassegna, ma a causa della sua salute non ha potuto partecipare alla cerimonia. «Spero di potervi rappresentare tutti molto presto», ha scritto la principessa in una lettera con la quale ha mostrato il suo dispiacere per non aver preso parte ad un evento che, di fatto, avrebbe rappresentato il primo incontro da colonnello in capo delle guardie irlandesi, oltre che la prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della malattia. L'evento consiste in una sfilata del principe e della principessa del Galles, intenti a passare in rassegna i militari della corona e la consorte dell'erede al trono britannico, visto il ruolo di cui sopra, rivolge alle guardie presenti il saluto militare. Non è tardata ad arrivare la risposta dell'armamento irlandese che in un post su X, nel quale è stata pubblicata anche la lettera delle principessa, si legge. Le guardie irlandesi sono state profondamente toccate nel ricevere questa mattina una lettera dal nostro colonnello, Sua Altezza Reale, la principessa del Galles. Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale ogni bene per la sua guarigione e le mandiamo i nostri migliori auguri. Sappiamo già che Kate non sarà presente alla parata del Trooping the Colour, il 15 giugno, ovvero i festeggiamenti ufficiali per la nascita del re. Per il suo ritorno alla vita pubblica dovremo aspettare l'autunno, secondo le previsioni. Tuttavia, quel «molto presto», scritto alle guardie irlandesi, fa sperare che possa almeno fare un'apparizione fugace al balcone di Buckingham Palace durante il tradizionale «affaccio» di famiglia. Una nota ufficiale accompagna queste speranze. Secondo Kensington Palace, Kate sta riprendendosi a casa, grata del tempo che le viene concesso.